La First Lady di Frassinelle, complimenti per il suo campo, è veramente un grande 18 buche. No, sono stata veramente contenta perché oggi il tempo ha tenuto, perché è un classico la pioggia per la Mussato, che pur essendo sempre stata disputata in luglio, non si sa come, ma pioveva sempre, quindi un gran disguido sia per gli organizzatori che per la segreteria. Finalmente oggi il buon Dio ci ha assistito ed è stata veramente una giornata stupenda con il vento. Il campo era bello, però purtroppo in questo periodo soffre un po' per la siccità, per il caldo, le piogge e via dicendo, quindi molti si sono lamentati per i green un po' troppo alti, è vero, però dobbiamo cercare di tenercelo, di salvaguardarcelo anche per i prossimi mesi, perché poi i primi di settembre abbiamo la finale nazionale Audi a cui ci teniamo molto e allora i green, se tagliati, si seccano in maniera rapidissima. È un momento facile o difficile per il golf veneto? Secondo me è facile, io lo vedo molto in ascesa, abbiamo continuamente gente che si avvicina, sia giovani, giovanissimi dagli 8 ai 15 anni, sia persone diciamo sui 40 che sono già un po' più avanti, ma con grande entusiasmo, cioè vogliono praticare, si informano dei corsi e una volta che vengono qua li vedo venire assiduamente, che magari all'inizio dicono ma è difficile, ci vorrebbe tanto tempo e poi vedo che tutto sommato si tornano, prendono l'handicap, rimangono, gareggiano, si abbassano, sono contenti, un bel passatempo. Quindi nel giro di pochissimi chilometri ci sono tre club molto importanti e quindi c'è spazio per il golf padovano. Sì, sì, sì. Diciamo che forse più offerta c'è, più attira anche i giocatori, ne sentono parlare a destra, a sinistra, ci sono questi tre campi, cioè comincia a girare molto il discorso golf che una volta proprio era riservato a persone molto molto elitarie, no? Molto esclusive. Adesso finalmente vedo con piacere che si avvicinano tutti i ceti, diciamo, non è una cosa impossibile giocare a golf, non costa delle cifre esagerate rispetto ad altri sport, è un bel gioco, un bel passatempo, avanti con gli anni si può giocare. Io ho giocato ieri con un signore 96 anni, gli ho detto mamma mia, era felice, anche i suoi colpetti corti ma gli davano soddisfazione. È uno sport che appassiona moltissimo, poi voi avete una delle buche più belle d'Europa, la 15. La 15 è veramente stupenda in ogni stagione, e quando l'autunno con le foglie rosse e gialle, quando è primavera con le anatroccole, le ninfee, cioè veramente una cosa, ti rappacifichi col mondo. Vieni qua e giochi e ti rilassi. Diamo una notizia in più, vediamo se è vera o falsa. Mi dicono che c'è un interessamento da parte vostra per l'acquisto del campo di golf di Jesolo. Sì, e questa notizia è vera, stiamo valutando ovviamente le varie cose economiche, cioè è un bel campo, è un campo che potrebbe anche rendere bene, bisogna vedere a che prezzo riusciamo a spuntare, se ci possono fare un buon prezzo, insomma è tutto ancora molto campato per aria. Abbiamo avuto delle trattative, però sono a un momento un attimo di riflessione, diciamo.